con straordinario tempismo politico, il Partito Democratico chiude la sua festa di Genova nell'ultimo weekend prima del fatidico 9 di settembre e affida al segretario Epifani la sintesi sul caso Berlusconi. A questo punto, quale sarebbe un atteggiamento di responsabilità del Cavaliere? Chiede Lucia Annunziata a Epifani. Io credo che tocchi a lui, al PDL, decidere. E trovo giusto che questa scelta la possano prendere nei tempi che non sono tempi infiniti. Tempi che non devono essere infiniti, perché noi abbiamo a cuore un punto. In uno Stato di diritto ci sono principi che non si possono valicare. Che naturalmente non tocca né a me né a nessuno di noi poter sapere o decidere i tempi che spetta la Giunta di determinare. Ma quando arriverà quel momento, io so come bisognerà votare e vedrete che così sarà. Perché non si può mettere sullo stesso piano il governo del Paese con una vicenda di carattere giudiziario. Se qualcuno decidesse di staccare la spina per questo motivo, io penso che se ne assumerà la responsabilità di fronte a tutto il Paese e credo anche alla comunità internazionale. E se ciò accadrà, se qualcuno davvero staccherà la spina al governo, Epifani naturalmente non esclude l'ipotesi e lancia una certezza. Non si può ritornare al voto con questa legge elettorale. Legge elettorale da cambiare, difesa del sistema dei partiti, base della democrazia. E Grillo bisogna che se ne faccia una ragione. Addio all'ipotesi di governo coi 5 Stelle. Io l'idea di democrazia del Movimento 5 Stelle non solo non è la mia idea, ma penso che non sia vera democrazia. E il congresso e le regole, nessun automatismo tra segretario e candidato leader, e Renzi, che non c'è a Genova, è servito. E poi organizzazione del congresso dal basso verso l'alto, dalla base verso il vertice, e la data ancora non c'è, affidata a un organismo collegiale. L'intervista è finita, dice Annunziata. Solo una cosa, ma è possibile la grazia per Berlusconi? Questa è una prerogativa che spetta al Capo dello Stato, unicamente al Capo dello Stato, e tocca al Capo dello Stato valutare tutto. Io ho fiducia in quello che ha fatto, in quello che sta facendo e in quello che farà il nostro Capo dello Stato e il nostro Presidente della Repubblica.